Dottoressa Alvano, può spiegarci l'importanza, che questa campagna ha per voi di LIS e anche i motivi per cui avete deciso di aderirvi? La campagna presentata oggi, la sclerodermia è anche nostra, è indubbiamente una campagna molto importante. Per i pazienti affetti da sclerosi sistemica, che ovviamente sotto la valutazione del medico o del reumatologo curante può stabilire se la persona è adatta alla domiciliazione del farmaco, quindi sicuramente è una campagna che migliorerà la qualità della vita delle persone affette da sclerosi sistemica e quindi per questo motivo ci impegniamo a promuoverla e a supportarla. È importante per la Lega Italiana Sclerosi Sistemica, che si è costituita nel 2010, quindi sono 13 anni di attività, poter supportare le persone affette da sclerosi sistemica che quotidianamente si trovano a dover convivere con una patologia rara e che presenta appunto molte difficoltà che porta le persone affette da sclerosi sistemica a dover convivere tutti i giorni con le difficoltà dal punto di vista psicologico, dal punto di vista della terapia e anche dal punto di vista sociale. Ricordiamo infatti che la sclerosi sistemica non ha un riconoscimento sociale, quindi poter in alcuni casi, ovviamente in casi controllati, poter fare la domiciliazione del farmaco, quindi la terapia a casa, rimanendo vicino agli affetti e controllando anche la somministrazione della terapia in un periodo di tempo più lungo rispetto a quello che sarebbe la terapia in ospedale, sicuramente migliorerebbe la qualità della vita delle persone affette.